Praticamente mi ricordo che ero a Heathrow, stavo partendo per un volo Sì. e abbiamo fatto praticamente, ti ricordi? Sì, Penso che sì, sia sì, sì, sì. ancora su YouTube perché non vado a vedere i miei video vecchi, però dovrebbe esserci. Sì. E abbiamo improvvisato così una chiacchierata su l'ipertrofia e fisiologia, mi pare, Sì, che era quella era una praticamente delle prime. un Mi video. ricordo, era saltata, che Skype non registrava, c'erano dei problemi, e tu dovevi partire. Avevamo iniziato che stavi a casa, credo, e poi l'abbiamo allora ripresa a Heathrow, che stavi per partire. Mamma mia, sì, assurdo. Incredibile, Sì. è passato tanto tempo, Stiamo a parti infatti. Sì. scambiate adesso. Sì, esatto, tu sei lì, io sono qua per poco, sono un po' itinerante, però sì, a Esatto. Sheffield, vero sei? Sì, esatto. Ci siamo trasferiti e Bello, bello. in realtà poi la cosa della pulce nell'orecchio me l'avevi messa anche te, perché quando ci siamo visti la prima volta a Chipswick, Mi ricordo. Sì. stava a Londra, che ci eravamo visti, Sì. e proprio la prima Sì. volta che mi avevi detto che ti trovavi bene in Inghilterra, che io c'avevo già mia Mi sorella che ricordo. studiava, c'avevo l'idea, ecco, allora là l'avevo presa Infatti. come Richmond. papabile. Sì, Sì. esatto. Mi ricordo allora, sì. L'avevo presa come papabile, come cosa, adesso era l'ultimo spiraglio prima della Brexit, boh, abbiamo preso, siamo fuggiti. Certo, E senti, vero. ascolta, a parte io ho mandato in diretta, poi quando si è sbattagliato qualcosa e tutto, insomma, la tagliamo. E volevo chiederti, prima cosa, allora, sono super contento di fare questo podcast perché tu sei stato il primo in assoluto, quindi come Captain America il primo vendicatore, Grazie. no? Sei stato il primo vlogger, youtuber, natural bodybuilder, fondatore di gruppo, che poi l'hai chiuso il gruppo Iron Manager. Esatto, su Sì, l'ho Facebook. chiuso perché non ce la facevo più a seguirlo, Sì, esatto, sì, sì, sì. purtroppo. E il primo in tutto, e sei stato anche uno dei primi a darmi credito, tra virgolette, che è una cosa che mi sono sempre ovviamente segnato come cosa. Certo. Te lo E meritavi, cioè, assolutamente. no, questo non è da tutti, insomma, andare là a vedere, a dar credito anche alle nuove leve, tra virgolette. E la cosa che mi è piaciuta molto è vedere un po' tutta la tua evoluzione fino adesso, quindi anche negli ultimi anni come ti sei sviluppato, quello che hai portato, quello che hai fatto, sia da un punto di vista dell'alimentazione, sia anche da un punto di vista dell'allenamento, attività fisica in generale, sia anche approccio alla vita. Quindi volevo, se ti fa piacere, parlare un po' di questo argomento. E lasciando, tra virgolette, lasciandoti Certo, presentare, prima di dicevami. tutto, con tutto che tutti ti conosceranno, insomma, perché sei pietra miliare, però magari fare un'introduzione del background proprio a livello di bodybuilding. Certo. Sì, assolutamente. Quindi dimmi tu, posso già partire? Sì. O... Sì, sono Fran, cioè, mi conoscono sicuramente online, Iron Manager. Grazie per l'introduzione super gentile, super positiva. Sì, sono praticamente un personal trainer. Di recente anche ho preso una laurea, un master in sport and exercise nutrition. Quindi sono un nutrizionista iscritto a due albi in UK, quindi l'albo per nutrizionisti sportivi e per diciamo, i nutrizionisti in UK con la British Dietetic Association. E praticamente ho fatto 18 gare mia carriera da natural bodybuilder. Sono ancora interessato ovviamente a gareggiare, molti mi chiedono ma hai messo le scarpe dal chiodo? No, assolutamente, proprio perché non so se ti ricordi, però insomma io ho gareggiato spesso anche in UK per la Natural Physique Association, la NPA, e mi ricordo ancora un assoluto che ho fatto con un 60, che poi in realtà aveva 68 anni, che poi mi ha dato letteralmente del sego, ha vinto tutto, ha vinto l'assoluto, e questo era tipo un omone di 68 kg, quartato enorme. E mi ricordo che quando lo speaker poi gli chiese: ma da quanti anni ti alleni? Visto che c'erano anche i junior sul palco dell'assoluto, lui disse: beh, mi alleno dal doppio degli anni dell'età del junior che è qua con me oggi. E quello per me è stato tipo, una rivelazione, perché già avevo fatto altre gare, però ho detto: no, ok, longevità e il poter fare la stessa carriera agonistica di questo signore è quello che voglio fare. E quindi nel corso degli anni ho, diciamo, adattato anche il mio approccio e insomma ne parleremo sicuramente nel corso della puntata. Quindi parti come builder, un video che avevi fatto interessante su YouTube, magari lo ripassiamo molto velocemente perché quello era un video abbastanza lungo, Certo.
è stato il tuo excursus a livello di preparatori che ti hanno seguito. Ah sì, Quindi se ne certo. vuoi parlare così vediamo, Sì. facciamo un overview. Io sì, sono stato molto fortunato perché sono stato seguito da tutti gli atleti e diciamo coach molto validi. Quindi ho cominciato con Marco Neri, che forse qualcuno ricorderà come anche uno dei primi presidenti della FIF, quindi Federazione Italiana Fitness. Ovviamente sono emiliano, quindi lui è romagnolo, quindi è anche una questione di prossimità e di vicinanza con insomma, questa federazione. Poi sono passato a Marco Farina, che ho conosciuto online, quindi è stata anche una delle mie primissime esperienze di coaching online, mentre invece con Marco Neri mi insomma, trovavo a San Marino, oppure Ravenna e a Cesenatico, dove aveva appunto dove faceva le sue consulenze. E con Marco Farina ho cominciato a calcare i palchi di gara, quindi devo tantissimo anche a Marco. Ricordo che con mio fratello, perché poi inizialmente ho sempre selezionato dei coach in Italia, perché per me era un modo per tornare in Italia, già allora vivevo a Londra, e quindi fare questa esperienza insieme, perché per mio fratello è sempre stato un momento, diciamo, per condividere con mio fratello un'esperienza, quindi non era solo della gara, quindi il ritorno magari in Italia durante la Peak Week, stare in hotel insieme, fare gli ultimi preparativi insieme, ma anche proprio tutta la preparazione, quindi insomma i meeting con i vari coach regolarmente durante l'anno. E dopo Marco Farina, ovviamente il grandissimo Gabriele Trapani, che so che insomma, vi sentite regolarmente, da lui ho imparato tantissimo, diciamo, ho imparato anche tanto a vedere un attimo alcuni dei concetti che se vuoi erano sedimentati nel bodybuilding e anche nel bodybuilding natural di allora. Gabriele mi ha insegnato tantissimo ad aprire la mente e a non dare nulla per scontato, anzi cercare di diciamo, utilizzare l'approccio scientifico ad ogni cosa, quindi anche quello che magari ti dice il guru di turno o magari il preparatore che segue i più grandissimi campioni. E poi, dopo Gabriele Trapani, ho fatto appunto un'esperienza di preparazione da solo per alcune gare anche negli Stati Uniti. Poi mi sono fatto preparare da Alberto Nunez di 3DMJ e quindi da Menno Hanselmann, che reputo forse uno dei migliori preparatori, sicuramente sulla parte allenamento, di tutti quelli anche internazionali con i quali ho collaborato. Ho fatto delle consulenze anche con Lane Norton, con altri tipo Eric Helms, sempre di 3DMJ. Ma Menno Hanselmann ha appunto un approccio che ha tanto anche, se vuoi, quello che avevo imparato da Gabriele Trapani, veramente dove anzi ci godi a trovare diciamo, il modo per confutare una teoria che era già stata, diciamo, approvata e established nel mondo del fitness e quindi a sperimentare anche con l'atleta che ha davanti qualcosa di diverso. Quindi questo l'ho acquisito anch'io nel mio approccio, cioè non è che c'è un metodo che è valido per, diciamo, qualsiasi atleta, ma è fondamentale essere sempre critici e soprattutto una volta che hai un po' di esperienza con diversi scenari, cercare di applicare diciamo il metodo, l'approccio ideale per quell'individuo che hai davanti. Quindi, Certo. no, bello. E vediamo adesso le prossime gare, adesso che ho finito il master, che almeno non ho Sei più più libero. la spada di Damocle degli esami, almeno o della tesi, che insomma anche quella è stata sicuramente proprio tempo anche per pensare di nuovo alle gare. Allora, in tutto questo volevo chiederti, tu hai vissuto a Londra gran parte di tutto questo periodo, però poi c'è stato un momento in cui hai abbandonato la componente manager. E ti sei concentrato Sì, sull'iron, diciamo. Quindi hai fatto anche esatto, una bravo. bella scelta di vita e hai iniziato a girare come una trottola. Nel senso che io aprivo e ti vedevo ogni volta in una parte Sì, diversa del globo: spiagge versus rifugi per animali, versus New York, versus vero. Londra di nuovo. Sì, diciamo che già viaggiavo tanto con il mio lavoro a Canon, però chiaramente non potevo. Nonostante pubblicassi di più sicuramente sui social allora, forse anche per maggior, diciamo, tempo che avevo rispetto adesso, non potevo pubblicare tutte le foto dei miei viaggi di lavoro, quindi già viaggiavo tanto. Sicuramente, come hai detto te, nel novembre del 2016, quando ho deciso di lasciare il mio ambiente, il mio lavoro corporate, e di fare letteralmente un salto nel vuoto, perché comunque, insomma, Iron Manager
e diciamo il lavoro da personal trainer allora era qualcosa che diciamo era una passione, era un vero e proprio lavoro. Non avevo mai impostato in realtà, come sento diciamo anche gente che mi approccia adesso per chiedere consigli proprio in una struttura di business. Io praticamente facevo i miei video, condividevo, vedi anche i miei video YouTube, più forse tu sei capace anche di capire che c'era nessuna strategia dietro, perché non sono ottimizzati a livello SEO, non ci sono diciamo parole chiave, niente. E quindi da lì poi ovviamente, proprio perché la gente percepiva che c'era passione, che c'era desiderio anche di imparare, poi mi contattava e da lì iniziavano le consulenze. E quindi sì, ho abbandonato il mondo corporate e uno dei miei, diciamo, pallini fin da piccolo, mi ricordo, e ho avuto modo di parlarne anche con mia madre recentemente qui durante le feste, è sempre stata quella di a me piacere viaggiare e studiare, cioè queste due cose qua. E adesso, effettivamente, se guardo la mia storia degli ultimi 4-5 anni, effettivamente sono riuscito a realizzare, ancora prima di diventare vecchio, o completamente vecchio, questo mio sogno, nel senso che ho preso adesso il mio terzo master. Ho viaggiato in diversi paesi, adesso sto per ripartire di nuovo. Il 1º gennaio sono di nuovo in viaggio. Sono passato dagli Stati Uniti, trascorso un periodo a New York, poi a Miami, a Los Angeles, poi sono stato in India dove sono stato 6 mesi, ho fatto 2 anni e mezzo a Berlino, poi dopo sono rientrato in Italia, ho fatto insomma un periodo anche in Sardegna. E sì, diciamo che quando riesci a diciamo, strutturare anche le tue consulenze con diciamo, un'architettura digitale adeguata, puoi praticamente portare il tuo lavoro ovunque vai. Quindi anche mi aiuta tanto a essere anche molto pieno di energia e Certo. positivo tutti i giorni, piuttosto che avere insomma, una vita abbastanza monotona e piatta. Certo. Adesso tu dove vivi? Adesso sì, adesso sono praticamente a Ok. Ferrara, perché sono in visita, comunque madre e mio fratello. La mia base è sempre Londra, quindi Ok. ovviamente Iron Manager Ltd fa sempre riferimento a Londra. Dal 1º gennaio sarò praticamente a Curaçao per 2 o 3 mesi. Quindi nei Caraibi vado insomma al Fantastico. caldo dopo tanto tempo trascorso a Londra o a Berlino con anche meno di gradi, diciamo che inverno non riesco più a sopportare il freddo, quindi ho bisogno di emigrare come una rondine. Fantastico. Ok, quindi sempre Londra. Speriamo allora di vederci presto. Magari quando torni e tutto mi fai un. Possiamo. È Assolutamente, sì. decisamente più comodo adesso. Decisamente, poi tra l'altro anche mia ragazza ha diversi colleghi a Sheffield e vogliono organizzare appunto anche dei meet-up quando rientriamo appunto in UK, quindi a questo punto prendo il Super. treno anch'io e sì, due piccioni con una fava, sì, Super volentieri. assolutamente. Allora, volevo chiederti un'altra cosa, che in tutto questo poi andare in giro c'è stato il passaggio a un'alimentazione plant-based. E questo era anche un altro punto Sì, interessante. E co esatto. come mai questa scelta e come ti sei gestito anche, Certo. che input hai avuto, che impatto? Sì, ci tengo a precisare che nonostante insomma, abbia fatto questo passaggio, ma poi non c'è neanche bisogno di dirlo perché insomma, mi conosci, ci conosciamo, non ho mai voluto imporre questa mia scelta ad altri. Il tutto è nato in realtà da un viaggio che ho fatto a Bali, sono stato anche nel sud-est asiatico. E praticamente ho incontrato poi la mia ragazza attuale, ormai 6 anni fa, e lei è vegana da ormai 10 anni, quindi io ero durante la preparazione al British Grand Prix, che era una gara qualificatoria poi per l'Arnold Classic Europe. Allora, vabbè, un po' L'Arnold insomma del 2019? l'ambiente del 2016, perché era il Ah, 2016 ok. quando sì, quell'anno Sì, che è stato scusa, a Barcellona. 2016, 2016. E quando ci siamo visti? Cioè, Sì, ti ho ci siamo visto visti, l'anno. sì, Sì, ci siamo visti, è vero, è vero, abbiamo anche la 2016. foto, sì, Sì. esatto, proprio quello lì. E quindi praticamente io andai a Bali, mi pare a marzo, sì, marzo, e quindi in quel periodo, no, forse un po' più tardi, aprile, maggio, insomma,
Comunque, insomma, doveva essere una settimana, in realtà sono stato 10 giorni, poi sono diventate 2 settimane, 21 giorni, e quando ero lì, visto che lei era già vegana, ho detto, beh, proviamo, intanto comunque sono ancora, diciamo, diverse settimane dalla preparazione a questa qualificatoria, se qualcosa succede, se succede qualche danno, bene o male riesco a recuperare. Poi in realtà sono stato bene, non ho avuto nessun peggioramento della forma, se non anzi quasi dei miglioramenti, anche se non mi piace, insomma, stressare questa cosa, perché poi, insomma, ci sono gli hippie che credono che, Certo. insomma, siano le magie o la bacchetta magica. Cioè, tutte le volte che uno cambia, diciamo, un approccio alimentare, ovviamente c'è una reazione del corpo, quindi in quel caso ha avuto una reazione positiva. E quindi dopo rientro a Londra, andai subito direttamente in realtà a Birmingham, a Body Power, la fiera che c'è ogni anno, e quindi là a Bali è facile trovare il tempeh, mentre invece, insomma, in UK allora era un po', sì, non era come adesso che bene o male vai in qualsiasi supermercato e trovi, sì, comunque non è, sì, esatto, magari Londra un po' di più, però sì, Ok, non è sì. facilissimo, non è facilissimo. E però là allora mi ricordo che, cioè, durante la fiera ero sempre lì agli stand, fu costretto ad andare da Subway a mangiarmi tipo un panino con un burger di fagioli che faceva schifo, diceva, ma non so se mi piace continuare questo tipo di approccio anche in futuro. Poi in realtà mi sono un attimo fatto un po' di ricerca che poi mi ha portato poi a scrivere anche un libro su appunto il mio approccio al bodybuilding vegano. E quindi sperimentando e trovando le soluzioni ideali, in realtà anche quando andavo in ufficio trovavo che avevo più energia a consumare quei tipi di pasti piuttosto che altro. E quindi ho deciso, vabbè, finiamo la preparazione così, poi dopo se alla fine faccio un fiasco, alla fine insomma ritorno alla mia alimentazione onnivora, perché ho avuto comunque sperimentazioni con diete 100% vegan anche in passato. Poi in realtà quella gara qualificatoria andò particolarmente bene, mi piazzai terzo, riuscii a qualificarmi per l'Arnold Classic, che comunque al momento rimane il palco più prestigioso che ho calcato. E allora ho detto, guarda, intanto le mie gare le ho già fatte, ho già mangiato, cioè, poi insomma tu mi conosci, ma non tutti sanno che io in realtà ho mangiato per anni e anni chili di pollo, ma non solo pollo, anche coccodrillo, canguro, alpaca. Compravo il bufalo dalla Scozia, compravo il salmone dalle isole Faroe, mi facevo arrivare gli scatoloni interi a casa. Ho detto, vabbè, arrivati a questo punto non sono più un bodybuilder, diciamo, agli inizi, quindi il mio potenziale genetico, bene o male, è quasi raggiunto. Se ovviamente il discorso è solamente un labime, è un migliorare, diciamo, la mia struttura, le mie forme, la mia maturità muscolare, posso probabilmente farlo anche, diciamo, in chiave vegana. Poi in realtà inizialmente il mio obiettivo era quello di fare un approccio vegano non al 100%, quindi magari un 70% vegan, quindi cercare di ridurre il più possibile, che poi anche l'approccio che cerco di suggerire eventualmente a chi mi chiede delle consulenze nutrizionali. Non dico, una persona interessata a ridurre la carne, non dico ok, da domani diventi vegano e questa è la ricetta per diventare vegano, ma suggerisco sempre di ridurre, anche perché dal punto di vista nutrizionale, dieta vegana non è superiore a un'altra, ovviamente tutto deve essere individualizzato e insomma gli estremismi non vanno mai bene. E poi in realtà il grosso cambiamento non è stato quel viaggio a Bali e questa esperienza di gara, ma è stato appunto il riferimento che facevi prima dell'esperienza a Udaipur, quindi in Rajasthan, dove ho vissuto 6 mesi, ho lavorato per un ospedale di un rifugio per animali, quindi raccoglievamo di tutto, mucche, scimmie, cani, gatti dalla strada, e poi c'erano dei veterinari che, e io ho lavorato lì come volontario, facevo part-time la mattina lì e poi invece il pomeriggio in hotel a lavorare per Iron Manager. E quindi quello ovviamente ha cambiato le mie motivazioni, che inizialmente erano, se vuoi, salutiche, curiosità di provare qualcosa di diverso, a motivazioni etiche. E quindi per me adesso, ovviamente la strada è quella unica, non riesco appunto a pensare anche di tornare indietro. Però ecco, ci tengo a sottolineare che non mi reputo un nutrizionista vegano o un coach vegano che prende solamente atleti vegani. Mi piace appunto avere un approccio scientifico e distinguere il Fran persona con la sua etica, da invece il Fran nutrizionista che non ti suggerirà mai un estremo, quindi né la dieta carnivora né la dieta vegana, ma la dieta più adatta all'atleta che ho di fronte, quindi eventualmente una riduzione
delle quantità di prodotti di origine animale, però non una completa eliminazione, diciamo. Assolutamente. Guarda, questa è una cosa che, sulla quale concordo. Io proprio negli ultimi anni ho abbastanza spinto anche un discorso di riduzione dell'input proteico in generale rispetto al mantra nel Sì. bodybuilding di stare a quei 3 grammi pro chilo fissi, anche perché immagino che tu abbia sperimentato, magari non nella prima fase, ma adesso, molti benefici intestinali, gastrointestinali. Questa è una cosa che. Parecchio. Ecco, questa è la cosa Parecchio. principale, perché si crei meno di quell'ambiente putrefattivo che normalmente le proteine animali soprattutto creano. E io anche, di nuovo, non sono per estremismi a casa, però io anche su di me, diminuendo l'apporto di proteine animali in generale, senza toglierle perché sono sempre grande fan a livello di gusto, però ho visto grandi grandi Certo. benefici da questo punto di vista. E anche approcciando un'alimentazione molto più plant-based, diciamo, perché io ho Giorgia che è vegana. E vegetariana, scusami. E quindi lei ovviamente prepara tutte le cose in generale, quindi polpette vegane, cose. Io ho la mia piccola porzione ogni tanto di carne, di pro, se c'è. Quindi è cambiata molto e devo dire che i benefici si sentono da questo punto di vista. Sì, no, assolutamente, sia dal punto di vista appunto dell'assorbimento, quindi di tutto il processo digestivo, ma anche dei livelli di energia, perché molto spesso, sai, quello che succede è quello che ho fatto anch'io in passato, seguendo, se vuoi, i dettami di alcuni, insomma, guru del passato, era più proteine possibile, perché più proteine uguale più muscoli, e quindi automaticamente quello andava a sacrificare in realtà la porzione, la percentuale dell'altro macronutriente fondamentale, che sono i carboidrati, che in realtà sono demonizzati, che bene o male, poi so che recentemente con gli studi che ho fatto appunto di nutrizione dello sport, chiaramente quelli sono fondamentali, sono substrato fondamentale per l'alta intensità, perché mi dispiace per quelli che seguono la dieta chetogenica, che dicono si sentono meglio e quindi riescono ad allenarsi meglio, però la fisiologia umana è quella. Per esprimere intensità e per allenarsi con intensità ci vogliono appunto i glucidi e quindi i carboidrati. Esatto. Quindi se vuoi un'alimentazione di questo tipo è ideale anche per uno sportivo, proprio per questa ragione, perché comunque vai a utilizzare i substrati energetici, ideali per la performance e per continuare a migliorare. Esatto. E, ascolta, un altro grande cambiamento che io ho visto, sono super super curioso, riguarda l'allenamento e l'approccio. E anche là ho visto un Fran in 70 tipologie differenti, quindi ho visto che ha approcciato parti di Sì. calisthenics, lavori funzionali, sei tornato un po' al bodybuilding, poi ultimamente ti ho visto in bicicletta, a nuoto, corsa, di tutto. Corsa. Tutto. Sì. Ah, c'è da dire che sai cosa? Che sono forse cioè, una cosa che ho capito di me stesso anche comunque vabbè, facendo meditazione, ma anche riflettendo su questo mio approccio, perché chiaramente tantissimi come te mi hanno fatto la stessa domanda: cosa c'è, cosa stai facendo? Mi piace tornare a essere beginner, mi piace tornare a essere, diciamo, un novizio un po' in tutto, perché essere bravo in una cosa e continuare a migliorare in quella cosa ovviamente è importante, però allo stesso tempo lo stimolo, la motivazione, più grande per me è andare a fare qualcosa che prima non riuscivo neanche a immaginare di poter fare, quindi, non so, stare 30 secondi in verticale. Poter fare un 5.000 metri in 22 minuti anziché in 40 minuti come facevo quando facevo solamente bodybuilding. Quindi il mio sperimentare con altre discipline, ovviamente dettato dal fatto che si è fatto sicuramente il lockdown, che mi ha portato un attimo a, ok, ho bisogno di evadere, di uscire di casa e devo fare qualcosa che proprio cioè, mi fa sentire vivo, quindi in mezzo alla natura, quindi correre, andare in bici. Avere anche quel tipo di effort, di sforzo durante l'allenamento che dispersa il fiato, cioè molto spesso sì, ok, set da 40 ripetizioni di squat o diciamo allenamenti di quel tipo nel bodybuilding ci puoi arrivare diciamo, vicino, però non è mai come diciamo, una coda o farsi, non so, Rimini San Marino in bicicletta con il mio peso, tutto in salita. E quindi quel tipo di sentirsi vivo facendo uno sforzo, un effort che è superiore a quelle che sono, diciamo, le mie capacità, quindi migliorare anche la capacità cardiovascolare, perché comunque mio padre è in famiglia, abbiamo, insomma, mio padre è morto di infarto, abbiamo, insomma, della propensione, insomma,
ad avere dei problemi a livello cardiovascolare, quindi anche un curare di più quell'aspetto che magari in passato avevo trascurato. Poi sicuramente il calisthenics e l'allenamento a corpo libero, anche lì nato dal lockdown, ma ancora prima con appunto, corsi che ho fatto, seminari che ho fatto per esempio anche con Eugene Theo, di cui siamo parlati anche, e poi so che hai invitato anche tu a Sì. Roma, che insomma seguo tantissimo, e lui stesso aveva questo, già questo approccio ibrido al bodybuilding, dove ok, bodybuilding come base, però andiamo a infilarci dentro ginnastica, ginnastica acrobatica. Cos'è, come mai i boxer sono, diciamo, hanno un dentato così definito? Ok, magari alcuni movimenti che fanno i boxer sono interessanti anche Esatto. per sviluppare alcuni dettagli per i bodybuilder agonisti. E anche a me questa cosa affascinava tantissimo. Poi sono andato anche a dei seminari, in realtà dei retreat di calisthenics a Marbella con School of Calisthenics, che tra l'altro, no, sono di Nottingham loro, comunque insomma lì vicino dalle tue parti. Sì. E quindi anche lì vedevo, cazzo, i founders di School of Calisthenics, lui giocava rugby, invece diciamo un altro era semplicemente laureato in scienze scettorie, però praticamente squartati come, diciamo, bodybuilder natural, pronti a salire sul palco di gara facendo solamente, diciamo, esercizi a corpo libero. E quindi da lì ho cominciato a ragionare sul fatto del, ok, effettivamente sperimentare anche con questo tipo di movimenti, che non devono essere, non devono sostituire ovviamente gli esercizi con il bilanciere, però diventare forte anche su questo fronte, riuscire ad attivare meglio magari i dorsali, che sono sempre stati il mio cruccio, anche con leve, angoli diversi, diventare forti anche su range di movimento che non sono tipicamente quelli classici da bodybuilding, diventava interessante. Quindi da lì in pratica ho cominciato ad avere questo approccio di cross training, quindi in letteratura non è il CrossFit, ma cross training è un allenamento ibrido che, diciamo, prende un po' il meglio di tutte le discipline per fare, diciamo, qui diciamo un'influenza di Eric Helms che ho sentito in un podcast, muscle building piuttosto che bodybuilding. Quindi il bodybuilding è, diciamo, esercizi in palestra, ti alleni in palestra con un bro, fai sempre gli stessi esercizi a vita, mentre invece il muscle building è c'è tipo Chip Conrad, un altro atleta che ha fatto anche strongman. Prendere, diciamo, diverse discipline, imparare a muovere il proprio corpo nello spazio, essere anche performante dal punto di vista cardiovascolare, quindi non farti venire fiatone solamente a fare delle scale, diventare un atleta a 360 gradi. E ovviamente nel mio caso, dopo 18 gare di bodybuilding, capisco, bellissime le gare, però insomma, le gare, cioè uno, dopo che ha fatto l'esperienza, dopo è più o meno la stessa cosa, no? E soprattutto dopo tantissimi anni di allenamento, perché mi sto avvicinando al mio 20º, 21º anno di allenamento in stile bodybuilding. Ho detto che dobbiamo un attimo spice up le cose, i miei allenamenti, provare a testare cose diverse anche per avere quella sorta di motivazione dei primi successi da beginner nel fare le cose appunto dall'inizio. E soprattutto il fatto del variare i miei allenamenti. Quindi, non so, il mio allenamento può iniziare con movimenti di core, e quindi un allenamento che è specifico appunto per il core, quindi tipico da ginnasta, perché ho comunque fatto anche ginnastica acrobatica per diversi mesi quando sono stato anche lì a Londra per il master, e quindi si muove su invece esercizi classici di bodybuilding con il bilanciere, per poi magari fare delle rifiniture in stile calisthenics o, diciamo, movimenti più in pliometria, se magari si tratta delle gambe, per poi magari il giorno successivo fare una sessione completamente dedicata invece all'allenamento cardiovascolare. Quindi ogni giorno è bello, insomma, divertente. Allora, aspetta, due domande mi sono venute. La prima, Troppa roba. in questo momento tu stai preparando qualche competizione extra bodybuilding? Di corsa, Ironman, qualcosa? Sicuramente sono per il momento no, ma sicuramente sono interessato a muovermi verso quella direzione. E il mio ideale, e lo dico adesso in anteprima, cioè il mio sogno sarebbe letteralmente trovare una gara che potrebbe essere una gara di corsa, una gara di endurance da fare
praticamente in concomitanza con una gara di bodybuilding, tipo fatto la gara di bodybuilding o addirittura fatto la gara di endurance il giorno prima e poi il giorno dopo vado a fare una gara di bodybuilding, anche per mostrare come in realtà per il bodybuilding, che diciamo è uno sport prettamente estetico, in realtà se uno sa bilanciare bene l'alimentazione e anche insomma, le ricariche, quindi prepararsi per le due competizioni completamente estreme, riesce comunque a fare insomma, la sua sporca figura e a salire sul palco senza insomma, non riuscire a farlo. Ecco. Sì. E questo sarebbe bello. Forse conviene un po' fare prima bodybuilding e poi andare a fare endurance. Più che altro mi immagino Sì. dopo non so, un 10 km salire sul palco, le gambe non le vedo proprio Sì, non bene. sono proprio squartano, Esatto. decisamente, sì. E, senti, ascolta, no, com'è in questo momento una tua split di allenamento, se ne hai una? Split barra, non so, sì, split, credo. Sì, praticamente utilizzando il principio del concurrent training, quindi del combinare estremi tipi allenamenti di tipo estremo, quindi se vuoi endurance e resistance training. Faccio praticamente tre allenamenti in full body, solitamente sono lunedì, mercoledì e venerdì, dove vado a concentrarmi più che altro sui movimenti fondamentali, cioè non faccio grosse robe con cavi o diciamo esercizi accessori o complementari, ma principalmente mi focalizzo sulle progressioni nei fondamentali e invece altri 3 giorni, quindi alterno, passare almeno 36 ore da un allenamento all'altro. Allenamenti invece al momento mi sto concentrando sulla corsa, quindi qualitativi di corsa, invece di fare la corsetta e il jogging tranquillo a spasso per il parco, praticamente faccio una seduta dove faccio delle ripetute, quindi sopra la soglia del lattato, quindi vado diciamo forte, intervallate da momenti di recupero che però si stanno accorciando sempre di più, quindi 90 secondi. E invece una seduta di fondo veloce dove faccio magari 7-8 km a un ritmo, diciamo, in prossimità della mia soglia del lattato, quindi un'intensità alta. E poi invece una seduta anche lì un po' più lunga, di solito sono 12 km, dove vado, diciamo, sempre abbastanza veloce, però facendo una sorta di fartlek, quindi cambiando il ritmo della mia corsa durante questi 12 km. E questo perché il mio obiettivo nella corsa è riuscire a fare un 5 km sotto i 20 minuti, quindi un bel traguardo. Ovviamente non sto pensando a 16 minuti o roba del genere, mi basterebbe anche 19,59, però capisci anche te che sono un tortello di 87 kg, ma la corsa si sente tutta. Io ricordo quando facevo Assolutamente. atletica leggera, pesavo 70-75 kg, volavo. Adesso è dura quando hai ancora, insomma, tanta massa muscolare, tanta massa in generale da portarti dietro. No, questo sì. Io considero la domanda che mi viene, in quest'ultimo periodo hai parlato con Gabriele, tu? No, in questo ultimo periodo no, sono veramente, faccio fatica proprio. Sarebbe super proud perché Ah, lui anche ok. parliamo tanto di questo discorso di aprire e lui mi ha aiutato tanto perché come anche immagino te ci sei passato, io mi stavo addentrando sempre più deep nel bodybuilding, perché sai, ti ritrovi in quella situazione in cui continui a cercare sempre nuove strade, però le cerchi sempre nella stessa pozza, tra virgolette, no? Nello stesso Bravo, fondo, quindi bravo. quell'altro allenamento, quell'altro, però alla fine è come se ti immergessi sempre di più. E lui mi ha fatto capire che in realtà bastava guardarsi intorno, no? E aprire ad approcci diversi. E qua in Inghilterra, almeno qua a Sheffield soprattutto, sono molto forti nello strongman. E fanno poi diverse competizioni qua alla Sheffield Arena, Britain Strongman mi sembra, o UK Strongman, e Strongest Man, e una delle due. E quindi qua andando molto in voga, durante il periodo di lockdown c'era una palestra, io ho avuto l'autorizzazione dal council per potermi allenare perché lo faccio di lavoro, eccetera. Quindi non potevo andare in Ultraflex perché era chiusa, ma andavo in altre palestre, tra cui una palestra di Strongman. E quindi da là ho iniziato un po' a sondare
E ho iniziato adesso, finita l'ultima competizione, a inserire delle sessioni, che sono sessioni di recupero attivo, in cui lavoro proprio sul condizionamento cardiovascolare utilizzando movimenti di Bene. strongman, che non è, cioè, molto diverso da quello che fai tu, sicuramente, è molto Certo. vicino al bodybuilding, perché io ricerco ancora quel tipo di effort molto specifico, molto, diciamo, contratto e limitato a livello di tempo, quindi quell'hit proprio, quei 40 secondi di movimento portati all'estremo. Però la cosa che ho notato, e volevo sentire la tua, è il transfer che mi ha dato sul lavoro sul bodybuilding. Cioè, automaticamente, le serie anche più lunghe, o quelle più tassanti, non chiedono tutto quel fiato, non mandano così tanto in crisi. E questo permette di generare più intensità, perché c'hai un fattore in meno a cui badare, che è quello di quella fame d'aria che ti veniva a un certo Bravo. punto, e quella anche, quel blocco che il cervello dà al dolore. Cioè, arriva il dolore, il Infatti. cervello lotta, però se sei condizionato su un tipo di attività molto intensa, che, come dici te, sono No. attività, sono punti di effort che non trovi nelle 40 serie di squat, è ancora più No. là. Quando ti condizioni su quello, automaticamente riesci a spingere di più. E te, che invece stai facendo così tanto in quell'altra direzione, voglio sapere come ti stai trovando a fare bodybuilding, cioè in quello che Sì, no, facevi. assolutamente. Mi piace tantissimo che insomma, anche tu abbia diciamo, sperimentato con diciamo, discipline diverse perché è esattamente quello che ho ricercato anch'io, cioè il desiderio comunque trovare qualcosa che mi potesse dare diciamo, uno stimolo diverso, quindi che mi potesse interessare anche per diciamo, cercare di migliorare me stesso anche su altri fronti, altre capacità del fitness, ma anche per avere appunto un transfer poi nei miei allenamenti di bodybuilding. Quindi cioè, è molto giusto quello che hai detto, cioè, adesso quando faccio le serie lunghe, ma anche le serie diciamo a più alta intensità di carico, in realtà l'approccio è completamente diverso, perché ti assicuro che per quanto sia pesante quel bilanciere, non è mai come farsi per 5 km con il cuore che batte a 190, 185 battiti al minuto, che infatti è stata, diciamo, la mia difficoltà maggiore, cioè quando ho cominciato a correre facevo fatica a tenere il cuore ad alti battiti perché il mio cuore non era abituato nel bodybuilding a fare pum, 10 secondi, arrivi, fai il picco, poi torna subito giù. Tenere invece, diciamo, un passo nella corsa, nella bicicletta, comunque nel core di endurance alto, perché comunque non faccio mai vero e proprio endurance fondo, o comunque cose lunghissime, mezze maratone, ma sempre comunque finalizzato a un lavoro di velocità, anche se cardiovascolare. L'approccio poi all'allenamento con i pesi cambia completamente perché, come dici anche tu, non devi più preoccuparti o non più bloccato dalla tua inefficienza cardiorespiratoria, ma riesci ad avere più focus. E questo è, diciamo, l'emblema o diciamo il mio modo, il mio approccio all'allenamento. Quando vado allenarmi con i pesi, spesso ci vado con la palestra chiusa, perché per fortuna ho le chiavi anche di alcune palestre qua in Italia, quindi non voglio distrazioni e cerco veramente di concentrarmi su quello che sto facendo. E il lavoro che faccio a livello cardiovascolare mi ha aiutato tantissimo, perché anche con carichi elevati o serie più lunghe, o anche molto spesso mi sono ritrovato, per esempio, io recentemente sono tornato a Bali ad allenarmi in una palestra di CrossFit e quindi avendo a disposizione tantissimi rack, letteralmente li posizionavo, li preparavo uno dietro l'altro, quindi c'era uno per la military press, un altro per lo squat, un altro ancora per lo stacco rumeno e poi un altro per, non so, la panca piana. E proprio perché ho migliorato così tanto la mia capacità respiratoria, vedevo che anche lavorando con un 70-75% del mio massimale, riuscivo a fare tutti questi set di seguito, quindi facevo una sorta di insomma, allenamento Circuito. stile CrossFit o circuito, che prima era impensabile con quell'intensità di carichi. Spesso ho fatto anche questo tipo di lavoro dove vado a fare in sequenza diversi movimenti fondamentali, invece ci sono altre sedute che sono classiche proprio di forza con recuperi più lunghi, perché chiaramente insomma, quello è necessario per sviluppare la forza. Un'altra cosa che ho notato io, e volevo la tua, miglioramento della frequenza, nel senso che con questo appunto cross training, alternando le due tipologie di sessioni, eccetera, io praticamente mi sto ritrovando ad allenarmi quasi tutti i giorni, cioè mi riposo una tantum quando sono stanco, però
Però di Wow. base, ovviamente andando a gestire, cioè c'è una seduta di braccia che non è così tassante, le sedute HIIT appunto durano totale tra riscaldamento, cool down, camminata finale, eccetera, un'ora, ma proprio di sforzo poi non è neanche mezz'ora di sforzo vero, e mi sto allenando tutti i giorni, ed è una cosa anche là prima impensabile. Sì, no, è verissimo anche questo, cioè io lo faccio parecchi anni perché poi è anche un mio modo per, diciamo, il mio momento, nel senso che lavorando veramente come un matto, se non mi prendo quelle 2 ore, 2 ore e mezza dove le dedico a me stesso per allenamento, veramente vado fuori di testa. Però è verissimo, e questo è un'altra dimostrazione dell'aumento della tua capacità di fitness, quindi fitness level, che ti permette poi di affrontare di diverse sedute senza avere quell'affaticamento e avendo un maggior recupero, un migliore recupero rispetto a prima, perché poi anche è un discorso fisiologico di, diciamo, miglior capacità mitocondriale, capacità di recupero, capacità di anche ovviamente l'esperienza nel movimento, negli allenamenti, e anche secondo me molto di testa, perché quando sperimenti estremi, poi sai dove devi collocarti nel mezzo per poter avere una sessione efficace che però non sia annegliante, che non sia distruttiva. Quindi, Esatto. ovviamente, quando uno dice allenarsi tutti i giorni, cioè un novizio dice ok, vado ad allenarmi tutti i giorni e mi ammazzo tutti i giorni. Mentre invece, ovviamente, un atleta con più esperienza sa benissimo che conosce gli estremi e quindi Esatto. sa qual è, diciamo, la via di mezzo, e quindi sa che magari una seduta è veramente pesante e annegliante. Però ci sono anche le sedute che in realtà servono anche per il recupero, che ti permettono di allenarti, di fare comunque qualcosa, però senza massacrarti. E così praticamente migliori il tuo livello di fitness, perché anche il tuo livello di attività fisica aumenta progressivamente. Quindi è fantastico, Yes, bello. esatto. E un'altra domanda, e questo cambiamento che hai fatto sull'allenamento, hai notato che ha portato dei cambiamenti nella tua capacità di gestione dei nutrienti in qualche modo, o ti ha messo in una posizione di dover cambiare il tuo approccio alimentare sotto, immagino di sì, insomma. Sì, ovviamente diciamo che ricordo quando facevo le gare di bodybuilding in Italia con mio fratello, che si è sempre pensato che mio fratello, sempre un po' più magrolino, comunque lui ha sempre gareggiato nei leggeri, io invece nei medi massimi o nei medi, comunque una categoria sopra. Mio fratello Lasse diceva allora a carboidrati e proteine, mentre invece io andavo meglio a grassi e proteine. Poi in realtà ovviamente sappiamo benissimo che questo è un discorso legato alla composizione corporea e anche, diciamo, al tipo di approccio dietetico alimentare che si è seguito fino a quel momento. Quindi chiaramente adesso, avendo un maggior dispendio energetico, consumo una più alta quantità di glucidi. Il vantaggio è che consumando comunque anche più glucidi, ma avendo un dispendio energetico superiore, non faccio fatica a sporcarmi, devo proprio mangiare veramente male o comunque eccedere. Sicuramente più di grassi che di glucidi, comunque facendo anche le mie sessioni di corsa qualitative, quindi ad alta intensità, comunque non, come dicevo prima, jogging così, sono veramente a utilizzare, insomma, il sistema energetico glicolitico piuttosto che quello lipolitico, quindi sono veramente intense e insomma, il mio dispendio anche a livello di glicogeno è sicuramente alto. E la cosa che mi affascina e di cui sono veramente contento, è una ragione per la quale mi piace appunto questo nuovo approccio, è che mi alleno decisamente il triplo rispetto a prima. Quindi molti mi hanno chiesto se è la dieta vegana. A me non piace pensare che sia necessariamente solo la dieta vegana, è appunto un aver aperto gli orizzonti e, diciamo, non essermi fossilizzato con un tipo di approccio singolo, ma aver provato appunto altre discipline e, diciamo, imparato anche ad allenarmi in altri modi. Quindi quello è bellissimo, perché insomma, alla tenera età, quest'altro anno farò 40 anni, poter dire che faccio il triplo di allenamenti, di ore di allenamento rispetto a quando ne avevo 20, quando mi allenavo alla Panther, è fantastico, ne sono contento. Dove sta la Panther Gym, tra l'altro? Uxbridge, Ok. quindi è una palestra. Io, il mio ufficio a Canon ad Uxbridge Park, e quindi era sulla mia strada per andare in ufficio. È praticamente vi molto vicino a Heathrow.
all'aeroporto di Sì. Heathrow, quindi per quello che spesso si Ma è ancora fermavano prima aperta? dell'Olimpia, anche è ancora aperta. Sì, Ah, perché vedo calcola, non l'avevo passare trovata. L'ultima volta continuamente che ero gli stato a Londra, mi hanno messo a cercare. aerei. È fuori Londra, Sì, quindi sì, sì. Axbridge è la parte ovest di Londra. Sì. Però sì, no, c'è ancora, l'hanno rinnovata dopo, hanno rinnovata durante il lockdown e quindi adesso Ancora aperta. non è diventata una palestra di fighetti, però insomma è sicuramente più carina, più bella. Mi ricordo il video alla Panther, assolutamente. Sì, no. E ascolta, volevo farti un'altra domanda, e ultimo topic che volevo toccare. Non so quanto sia materia tua, però da quando hai passato la camera hai detto inizialmente che tutto il tuo approccio Iron Manager è stato un approccio di condivisione. That's it, cioè condivido quello che faccio, passione, e ti ha messo davanti alla realtà che avevi costruito praticamente un brand e un lavoro, quasi senza volerlo. Da là, una volta che sei uscito da Canon e hai scelto di buttarti, hai iniziato a ragionare più come businessman e un approccio proprio di creazione del brand e portare avanti il brand e hai costruito altri progetti, perché sapevo che c'era il sito, l'app, se non sbaglio. Sì, esatto. La risposta sincera è no, nel senso che infatti sono stato completamente travolto. Se vuoi, cioè, sto cominciando adesso, infatti, diciamo, proprio un mese fa, per dare un po' di struttura e effettivamente riuscire a non arrivare sempre a fine mese con l'acqua alla gola, perché ovviamente lasciando Canon e quindi dedicandomi completamente poi ad Iron Manager, quindi dicendo praticamente guarda, adesso faccio questo full time, ovviamente le richieste di essere seguiti sono aumentate e non mi è mancato perché letteralmente finisco, chiudo la porta di Canon e apro quella di Iron Manager, mi è mancato il tempo materiale, sai, una volta a Canon facevamo i retreat dove praticamente chiudi in una stanza e rifletti su come impostare, su come organizzare il business. Quindi nel corso degli ultimi 6 anni praticamente si sono aggiunti dei tasselli, l'app e diciamo altri siti per cercare di ottimizzare la user experience dei miei atleti, per cercare anche di ottimizzare i miei tempi di lavoro, quindi invece fare tutto su un foglio Excel oppure tutto a mano, ovviamente utilizzare uno strumento digitale che permette anche di inserire automaticamente i video tutorial che ho registrato e tutto il resto. Però dal punto di vista della strategia, in realtà devo, cioè, ammettere che non ho mai fatto nessuna sponsorizzata, se non appunto nelle ultimissime settimane, non ho mai, diciamo, avuto questo approccio business per Iron Manager. E ovviamente questo, insomma, non è per dire che sono un santo o per, diciamo, cercare di mostrare una faccia positiva del brand, ma in realtà per dimostrare che in realtà questa cosa non è sostenibile per nulla, perché finché si tratta di farlo come passione, quindi aiutare quei due o tre amici o due o tre conoscenti, ovviamente è sostenibile, e invece in questo modo non lo è per nulla, e praticamente mi sono ritrovato negli ultimi 6 anni, Flavia è una santa, letteralmente a lavorare completamente tutti i weekend, nonostante capito le belle location, i posti diversi, così a dover sacrificare il weekend e magari uscire durante la settimana giusto per fare, insomma, alcune escursioni o vedere cose, ma altrimenti, proprio perché tutti cominciano il programma il lunedì, proprio sacrificare la mia vita personale. Ovviamente il mio obiettivo adesso è cercare insomma, altri personal trainer, altri nutrizionisti che possono, diciamo, aiutare a gestire anche alcuni nuovi atleti che, insomma, di cui ricevo richieste, quindi che il progetto per esempio della tesi all'università, dove appunto ho portato il progetto dell'app Iron Manager per la parte nutrizione, era per individuare anche altri colleghi che eventualmente potessero sfruttare l'app Iron Manager, perché comunque fin dall'inizio, sia per la parte allenamento che per la parte nutrizione, l'app è stata costruita in modalità multi-trainer, quindi non solo per essere usata da Iron Manager, da Fran, ma qualsiasi altro trainer, altro nutrizionista che volesse utilizzare uno strumento, diciamo, digitale, interattivo, per, Certo. diciamo, offrire una migliore customer experience ai propri clienti. Quindi la situazione è questa. Al momento vediamo un attimo come si evolverà nel 2022. Spero bene, perché altrimenti
arrivato a un punto in cui sto veramente soccombendo. Questa è una cosa che hai detto molto importante, perché poi vedi, quando uno sta su Instagram dal nostro lato, tra virgolette, il messaggio che passa è sempre come se ci fosse quella specie di fortuna che stai là, nel tuo caso stai a Bali, non fai niente, fai le escursioni, bella la vita, eccetera. E invece non passa mai abbastanza questo messaggio del sì, ragazzi, però io c'ho, cioè io non ho ferie, non ho. Avevo letto un commento molto bello che dice: per i liberi professionisti o per gli uomini di successo, mi ricordo che è, dice: weekend e vacanze non esistono, è un lusso che non si possono prendere. E quello è, cioè, sì, sto a Bali, però io ho il computer davanti e rispondo e non spengo mai quell'interruttore testa, perché poi magari immagino anche quando vai a fare le escursioni, c'è sempre il pallino che c'è quella cosa in sospeso, quella cosa a cui devi tornare a lavorare, Certo. perché è tutto su di te, no? Cioè, tu hai la tua azienda e Esatto. sta tutto a te, soprattutto adesso che non hai più Canon, no? Quindi c'è Infatti. sempre quel discorso che c'hai sì libertà, ma la paghi al prezzo che è quasi fittizia, non spegni mai la testa. E può Certo. piacere o meno, E però. poi, cioè, esatto, no, può piacere o meno, però quella è la sensazione, quindi sicuramente la libertà di poter comunque portare il mio lavoro ovunque, di poter comunque, durante il lavoro sicuramente triplo delle ore che lavoravo a Canon, perché comunque Canon, sì, vivevo un po' di rendita e quindi potevo tranquillamente chiudere la mia carriera in maniera, diciamo, egregia, senza dover fare più la gavetta che avevo fatto prima. Però la libertà di essere libero, di decidere gli orari, di poter prendere, insomma, un po' di tempo per fare un giro anche, non so, il mercoledì pomeriggio, il giovedì mattina, rispetto, è sicuramente vantaggioso. Poi, ovviamente, uno dei grossi miei problemi, ovviamente, è un problema mio di personalità, che penso che sia un tratto comune poi di chi fa questo mestiere, di chi vuole aiutare altre persone. Cioè, la ragione per la quale ho lasciato Canon era anche quella di cercare di fare un lavoro che potesse aiutare altre persone piuttosto che semplicemente arricchire le casse di un'azienda giapponese. Quindi, ovviamente, è anche una lotta, e negli ultimi anni è stata una lotta contro la mia personalità di voler aiutare più gente possibile, di non saper dire no magari ad alcune persone. E quindi trovarsi letteralmente soffocato dal lavoro e non avere più tempo da dedicare a me stesso. Quindi per questo anche, insomma, è importante decisamente quando, diciamo, si prende una strada da libero professionista, cercare di organizzarsi e costruire una struttura dietro, perché altrimenti non è, si rischia proprio il burnout, non è sostenibile. Certo. Voglio chiudere con due domande. Una non c'entra assolutamente niente, ma mi è venuta in mente e c'ho la curiosità. Nella Certo. Canon tu lavoravi in un settore specifico, fotografia, perché si occupa di tante cose. C'era un settore specifico? Io ero fortunato perché praticamente invece di occuparmi della roba vecchia, quindi stampanti e fotografia, mi occupavo praticamente delle cose nuove, quindi ero strategy e innovation, quindi mi occupavo di machine vision, di augmented reality, di object Spettacolo. recognition, quindi lavoravo con molte start-up sia a livello europeo che anche, insomma, a livello internazionale, e quindi quello, anche quel tipo di connessione, di network, mi ha aiutato a pensare, ok, ma e se facessi qualcosa per conto mio invece di lavorare per qualcun altro? E quindi mi ha Certo, aiutato tanto. da lei è partita. Senti, chiudo con la domanda più scontata in assoluto, però visto tutto il popocchio e l'escursione, devo fartela. Consigli che daresti al Fran che ha iniziato, Al al vecchio giovane Fran. Fran. Credo che ci saranno tipo 70 video del genere su YouTube, se uno googla, però. Esatto. Sì, no, perché evolvendo così spesso, poi ovviamente magari al giovanissimo Fran, non più giovane Fran, ci sono diverse varianti, però sicuramente credo che diciamo, per quanto riguarda il discorso dell'allenamento, l'importante sia ovviamente seguire le basi, seguire un approccio scientifico all'allenamento, essere il più critico possibile e quindi non dare nulla per scontato, e soprattutto testare, sperimentare, perché sì, bodybuilding è, diciamo, scientifico, o comunque ci sono diversi studi che ci danno dei principi, dei fondamenti da seguire, però bodybuilding è anche molto sperimentazione, trovare quella che è la strada giusta per il singolo individuo, quindi sperimentare e, cioè, non so, giorno mi trovo a parlare con un ragazzo su multifrequenza, monofrequenza, quindi sai, ci sono le fazioni, uno dice una cosa, uno dice l'altra,
E gli ho chiesto, ma tu hai provato anche l'altra strada? No, allora, prova la prima e poi dopo eventualmente il tuo allenamento può essere anche una combinazione delle due cose, però finché non sperimenti, finché non provi, e se vuoi la mia generazione, proprio perché poi eravamo agli inizi, c'erano meno studi, meno ricerche anche inerenti all'ipertrofia, era proprio una generazione di sperimentatori. Ok, c'è questo piccolo studio, però proviamo e vediamo se con me funziona, se non funziona lo scarto e vado per un'altra strada. E per quanto riguarda invece l'approccio alimentare, in pratica stessa cosa, però sempre ricordando che gli estremi sono sempre, diciamo, delle strade sbagliate, perché comunque diciamo, il fattore importante per quanto riguarda l'approccio alimentare è l'aderenza a uno stile di vita alimentare, quindi una dieta che magari è estrema, una dieta di eliminazione che elimina alcuni macronutrienti o alcuni ingredienti in particolare, è una dieta che uno può tenere solamente per un breve periodo, ma non è una dieta sostenibile sul lungo termine. Quindi, ok, sperimentare, però sempre credo una dieta flessibile o una dieta ibrida che può essere anche una dieta appunto vegana, ma magari al 70% vegan, dove comunque alcune fonti fondamentali anche per stimolare l'ipertrofia, cioè, come ad esempio le proteine del latte, uova, rientrano regolarmente magari in momenti particolari come appunto il peri-workout o il post-workout, poi tutto il resto della giornata può essere 100% vegan, però insomma anche solo per una questione di aderenza a un piano alimentare, ovviamente questo. E se vuoi l'altro terzo pilastro, ne abbiamo parlato anche spesso quando collaboravamo sul sito aeromanager.coach, quindi l'integrazione, ecco, per me quella è stata una cosa veramente marginale. Se ti ricordi uno dei miei primissimi video su YouTube, sono io con i capelli completamente alla cazzo che porto avanti tutti questi barattoli davanti alla telecamera, illustro il bugiardino del marketing del prodotto dicendo questo era questo, questo era questo. E non sai quanta gente ancora fa riferimento a quel video perché ovviamente ci vede sto matto con tutti questi barattoli e dice ma questo qua ha la verità in tasca è per quello che è diventato grosso e roba del genere. Mentre invece per me adesso l'integrazione si riduce veramente a pochissime cose, sicuramente la creatina, l'integratore più studiato e che effettivamente anche adesso ci sono nuovi studi anche per quanto riguarda la salute del sistema nervoso, quindi sicuramente molto interessante non solo nell'ambito bodybuilding, l'acido alfa-lipoico che mi fece conoscere poi tra l'altro Gabriele Trapani come GDA, quindi Glucose Disposal Agent, come uno dei migliori antiossidanti in natura, gli omega 3 che io preferisco e suggerisco sempre in forma algale, quindi da delle alghe piuttosto che dall'olio di pesce, proprio perché comunque come sai i pesci sono contaminati da metilmercurio e il grasso del pesce dove effettivamente Sì, viene sono scorie estrapolato tossiche. poi, insomma, gli oli, quindi sì, sono le scorie tossiche. Una delle funzioni del grasso è quella di proteggere gli organi dalle tossine, quindi meno male i metalli pesanti vanno a finire lì, e proteine, che nel mio caso, essendo vegano etico, sono proteine del riso, del pisello oppure dei semi di mucca, però ecco, per chi si approccia al bodybuilding ed è interessato all'ipertrofia, ovviamente suggerisco le proteine del siero del latte, perché quelle indiscutibilmente per quello, scusa, per quello che sappiamo adesso, almeno con le ricerche scientifiche, sono quelle che effettivamente stimolano maggiormente la sintesi proteica, quindi quelle da consigliare quando lavoro appunto come nutrizionista. Fantastico. Fran, io ti ringrazio del tempo speso. Mi spiace averti Grazie rubato tempo mille. sotto le No, no, feste. mi ha fatto piacerissimo. No, no, davvero, molto piacere, Spero di davvero, averti fatto fare grazie. una bella pausa, diciamo, da tutto il trambusto. No, mi hai dato carica perché ero un po' stanco, insomma, in questi giorni, poi spostamenti vari, anche adesso sono in una camera d'albergo, quindi mi ha dato carica e mi ha fatto piacere parlare di nuovo con un vecchio amico, quindi vorrei farlo Fantastico. più spesso. Quando vuoi e vi fa piacere, assolutamente. Riorganizziamo il prima possibile. E magari veramente quando torni in UK fammi messaggio, dimmi e vediamo di organizzare, Promesso, insomma, la prima. Tanto sono 3 ore per arrivare a Londra. promesso assolutamente. Vai. No, no, infatti, poi la mia ragazza è venuta appunto per diversi meeting con questi suoi colleghi lì, quindi il prossimo
volta mi infilo anch'io su un treno e ci alleniamo insieme. assolutamente. Così mi fai Perfetto. provare un po' di roba. Alla Perfetto, grande. Certo, sì. E salutami Giorgia anche. assolutamente, assolutamente. Ciao Fran, Perfetto. alla prossima. Ciao, ciao, ciao.